Carta Italia? Allora, vediamo qua. E poi io voglio dire pubblicamente che sono grato a Eusebio, quando è venuto a trovarmi e mi ha detto: guarda che qua è un investimento che puoi proporre ai clienti che è il migliore e meglio dei tuoi fondi. E mi ha incominciato a parlare dei vantaggi fiscali, che io non conoscevo, perché il mio mestiere è un altro, non faccio edilizia, immobiliare, eccetera. E ho capito in un baleno che aveva ragione. Ma soprattutto gli sono grato perché ho scoperto che cosa potevo fare. Questa è un'operazione che noi facciamo, simile a quella fatta per il terremoto in Emilia piuttosto che per il Mandraras. Cosa voglio dire? Qua siamo di fronte a un terremoto che ha colpito tutta l'Italia, come dicevo prima, dalla Brennero fino a e allora io mi sono detto: dobbiamo ragionare allo stesso modo, sacrificare qualche cosa per aiutare questo paese, pensando alla frase di Kennedy. E allora è venuto fuori l'idea di edilizia, il settore portante, il settore che più coinvolge l'economia. Vediamo con le ristrutturazioni possiamo far partire l'edilizia e quindi far partire il paese. Partiamo dall'affermazione come investimento. Non solo io confermo quello che ha detto Eusebio, e siccome io vendo fondi e tante altre forme di investimento, se dico che una cosa che noi non facciamo per ristrutturare a casa non facciamo è più vantaggioso per il cliente, penso di poter essere credibile. E lo affermo, perché vedete, nello spot ho dichiarato: mi occupo di investimenti da sempre e posso dire che ora più che mai ristrutturare la casa è una grandissima opportunità. Nello spot non ho potuto dire diversamente, ma nella realtà io dico: è il miglior investimento che uno possa fare, o almeno io non ne conosco di migliore. E spiego i numeri di quelle affermazioni di Guadagni. Allora, prendiamo 100.000 euro, avete visto l'esempio di 100.000 euro, c'è un vantaggio fiscale o di 50.000 euro o di 65.000 euro, spalmato in 10 anni. Questo considerando i vantaggi fiscali che scadono nel 2013. Io oso sperare che questi vantaggi fiscali verranno prorogati anche l'anno prossimo, perché così sembra che l'ente si sia impegnato di fare. Bene, allora uno ristruttura la casa, spende 100.000 euro e ha 50.000 euro di vantaggio fiscale ripartito in 10 anni, 5.000 euro all'anno. Allora vuol dire che ha speso 100.000 e 5.000 all'anno è un 5%, che è un buon tasso di interesse. Oltre ai vantaggi di avere, poi ne paghiamo dopo, migliorato la propria casa, eccetera, in più questo 5%. Sì, se spendi 100.000 euro. Ma se i soldi per ristrutturare la casa li spende gradualmente, insieme con i vantaggi fiscali, i conti cambiano radicalmente. Cosa vuol dire? Che se quei 100.000 euro li tiro fuori la banca e glieli dà e fa pagare l'interesse, avete visto quant'è, è 2,25 lo spread più l'Euribor 2,50, ma anche quel tasso là l'interesse ha il vantaggio fiscale, quindi viene a costare il 2% effettivamente. Vuol dire che paga 10.000 euro all'anno più gli interessi, sono circa 11.000, calcolando quel piccolo sconto fiscale anche sugli interessi, 11.000. Quindi il cliente, il proprietario della casa, tira fuori 11.000 e ne riceve o 5.000 o 6.500 dallo Stato, secondo il tipo di intervento che ha fatto. Quindi supponiamo che ne riceva 5.000, ne spesi 11, ne riceve 5, ne spesi 6. 6.000. 5.000 che mette lo Stato è oltre l'80%, o no? Sì. Esiste un investimento che ti dà ogni anno l'80%? Spendo 11.000, 6.000 io, 5.000 lo Stato. L'anno dopo 6.000 io, 5.000 lo Stato. L'anno dopo 6.000 io, 5.000 lo Stato. Quindi ogni 6.000 che metto ricevono l'80%, cioè vengono rimborsati all'80%. Se poi il risparmio energetico spende 11.000, il vantaggio fiscale è 6.000, quindi quello che si spende è 4.000,
netti. 4.500 mi mette il proprietario della casa, 6.500 lo Stato e te li sconta dalle tasse. 6.500 lo spese 4.500 è quasi e circa 140% ogni anno. Esiste un investimento che dà di più, io non lo conosco. Poi, risparmio energetico. Quanto si risparmierà fra riscaldamento, condizionamento negli anni successivi? Io dico una cifra modesta, 2.000 euro l'anno. Ne hai spesi 4.500, ne hai già ricevuto 6.500 dallo Stato, poi risparmi anche 2.000 di risparmio energetico. Su 4.500 è un altro 40%. Il 140 diventa 180. Ma questi 2.000 risparmi per sempre tu. Esiste qualcosa che dà di più? Io non lo conosco. Se no conosce lei. Poi arriviamo alla fine. Classe G, F energetico. Le case sono un po' come le macchine, la tecnologia le sta facendo invecchiare. Perché materiali nuovi, tecniche nuove, eccetera, la casa invece è più grande. Allora, pensate di avere un'automobile, avete speso 50.000 euro. Quell'automobile era Euro 1, diventa Euro 2, Euro 3, Euro 4, non ha gli airbag che hanno le macchine che vengono fuori, non ha che so, il sistema frenante delle nuove macchine, eccetera. A un certo punto va cambiato. Va al cimitero dell'auto, voi potete vendere a un 20% di quello che dovete pagare, se no va al cimitero dell'auto. Pensate a questa macchina di 50.000 euro, se voi poteste con 10.000 euro farla diventare esattamente come quella che è di nuovo, uguale, avreste dubbi a spendere quei 10.000 euro? No. Sulle macchine non è possibile, sulle case sì, attraverso la ristrutturazione. Quindi io posso prendere la mia casa e farla diventare come una casa costruita adesso. E quindi è una forte rivalutazione del valore della casa. Allora, voglio farvi anche qua qualche conto. Io sono abituato ai numeri. Spendete, avete una casa, una villetta, quella che è costata 500.000 euro. Spendete 100.000 euro per la ristrutturazione. È evidente che quella casa aumenterà di valore. Poi non è importanza se nel frattempo abbiamo visto il mercato delle case è calato, il valore è calato, esponiamo che da 500.000 si è sceso a 400.000. Non è di importanza. Se vale 400.000 prima della ristrutturazione, dopo la ristrutturazione vale di più, inevitabilmente, perché è in impianti diversi, perché ha tutte le cose che oggi possono dare la coda alla tecnologia nuova. Supponiamo che aumenti il valore solo del 10%, quindi 500.000 euro solo del 10%, in realtà aumenta di 50.000 euro. Voi ne avete spesi 100, 110 con interesse, ma 60 togliendo quello che vi ha dato lo Stato. Avete speso 60 e avete 50 ulteriori di guadagno, un altro 80%, che aggiungete all'80%. O che al 140 di prima se c'era il risparmio energetico. Ma voi avete speso quando la casa si rivolge i 50.000 euro i 60.000, no? I soldi li avete fatto la banca. Voi ne avete speso 6.000. Già con i primi 6.000 avete la rivalutazione della casa. Non esiste. L'investimento è mondo per quanto riguarda le mie conoscenze. Ma diventa così esclusivo come rendimento, spalmando l'investimento nei 10 anni, si che creano fuori tutti i soldi. Ecco perché è molto importante, anche per chi li ha, è importante, perché esalta il rendimento. E fra l'altro, esaltando il rendimento, fa sì che se io ho i soldi, me li posso ottenere per mia sicurezza, per liquidità, per fare altri investimenti, qualunque cosa. Perché tanto ho un piccolo rata mensile annua che si paga con i vantaggi fiscali e così via.